Buongiorno, ben ritrovati. Mare Nord-Est, edizione numero 13, terza ed ultima giornata, è una mattinata intrisa, pregna di storia, ricordi, identità, memoria e, come ho detto prima, senso di appartenenza. E sì, anche di cenni legati all'eroismo, retaggi molto profondi, e che per qualcuno magari è retorica, per noi invece è un capitolo da studiare e divulgare ancora. Lo faremo qua, assieme a un amico, un collega, è medico, Ugo Giannini, a cui diamo un applauso subito. Chiamato a raccontare nei dettagli, nei vari ricordi e sfumature. Speriamo di essere più nei l'impresa leggera, l'impresa di Alessandria d'Egitto, e parliamo del 18-19 dicembre del 1941. E ricordo subito gli eroi Antonio Marcelli e Spartaco Schergat, a cui diamo un applauso anche ideale, un abbraccio. Ugo, io ti lascio il palco, lo schermo, poi ci saranno naturalmente il tempo per le domande, lo spazio. Chi vorrà farle, certamente. Prego, allora, prego. Intanto grazie per essere qui, ringrazio l'organizzazione di Mare Nord-Est per questa straordinaria e importantissima manifestazione del mare, di subacquea, e quindi se si parla di subacquea, questo penso sia uno degli argomenti più grandi che potremmo affrontare in questo senso. Oggi sono qua anche un po' in triplice veste, perché sono fiero di essere parte dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, che vedo tutto schierati qua davanti, di cui sono socio. Sono il presidente incoming del Lions Club di Trieste Europa, che appoggia questa mia presentazione, che ringrazio tutti i soci che sono qui. Ringrazio gli intervenuti, e poi siccome scrivo anche su Nord Adriatico Magazine, è vero. Quindi più di così non so come potermi dividere in questa mattinata. Quale veste scegli oggi? Non lo so, vado e basta, sono amico di tutti, quindi non c'è nessun tipo di problema. Allora, ho messo uomini contro navi perché di questo stiamo parlando, cioè stiamo parlando di sei uomini che hanno attaccato in trasferta in casa loro, nella più munita base navale inglese del Mediterraneo, che era Alessandria d'Egitto, la flotta inglese. Allora, per raccontarvi questa storia partirei un attimino in anticipo e vi faccio vedere questa, che era come la flotta italiana della Regia Marina, perché noi parliamo, ecco, anche questo voglio precisare, della decima flottiglia MAS, che di quando si raccontano questi eventi era incardinata all'interno, era un gruppo d'assalto, di incursione d'assalto della Regia Marina italiana. Questa è la premessa storica di quello che stiamo raccontando. E la flotta italiana, come vedete, all'inizio del conflitto, del secondo conflitto mondiale, aveva in campo sei navi da battaglia, di cui quattro molto vecchie, obsolete, erano la Giulio Cesare, la Conte di Cavour, l'Andrea Doria, la Caio Duilia, tutte navi della prima guerra mondiale ristrutturate, riviste. Poi invece erano due unità di superficie moderne, molto moderne, che erano le corazzate cosiddette 35.000, che poi erano ben più di 35.000 tonnellate, erano la Littorio e la Vittorio Veneto, la Littorio costruita dall'Ansaldo di Genova, la Vittorio Veneto invece dai CRDA, con i cantieri riuniti dell'Adriatico di Trieste. E poi avevamo in costruzione altre due di queste unità, l'Impero, che non è mai stata completata, e che anzi sarà la sua carcassa sarà affondata proprio a Trieste, e poi la Roma, di cui abbiamo già sentito anticipatamente la storia. Avevamo sette incrociatori pesanti della cosiddetta classe da 10.000, che erano il Trento, il Trieste, il Fiume, il Gorizia, Pola, Zara e Bolzano. Ricordiamo che il Fiume, il Pola e Zara costituivano la prima divisione incrociatori pesanti della Regia Marina. Avevamo 26 incrociatori leggeri, 66 cacciatorpediniere e 117 sommergibili. Così partiva l'Italia il 10 giugno del 1940 per quanto riguarda il mare. Andiamo avanti e facciamo vedere invece, vado avanti io, e come si presentava la Gran Bretagna invece. La Gran Bretagna schierava 15 navi da battaglia più altre 5 in costruzione, quindi più del doppio di quello che avevamo noi.
avevano 7 portaerei, noi non ne avevamo nemmeno una, e questo è l'elemento che in una tattica navale ha fatto la differenza, avere la possibilità di avere aeroplani sulla lunga distanza. Avevano 66 incrociatori più altri 123 in costruzione, 184 cacciatorpediniere e 52 in costruzione. L'unico elemento su cui l'Italia era superiore numericamente agli inglesi erano i sommergibili. Loro ne avevano 69, diciamo, complessivamente. E poi l'Italia ha già anticipato Livio Selvi, aveva il compito la nostra marina inizialmente di portare, scortare i convogli nell'Africa settentrionale, e già lì noi avevamo perso numerose unità, ma i due eventi che proprio hanno sbilanciato numericamente a favore degli inglesi sono state prima questa, la notte di Taranto, l'11 novembre del 1940, quando aeroplani Swordfish decollati dalle portaerei inglesi, non visti o visti parzialmente dalle nostre difese aeree, si incuneano nel Golfo di Taranto e mettono fuori combattimento la Littorio, che era una delle due navi moderne che avevamo di superficie, e poi la Cavour e la Duilio. E fu un disastro, veramente un disastro, perché gli inglesi ci azzopparono in maniera importante. E poi ci fu la seconda grosso evento che sbilanciò ancora di più la forza a favore degli inglesi, e fu la notte di Matapan, che naturalmente non è oggetto di questa conferenza, ma quella notte noi perdemmo l'intera prima divisione navale costituita dagli incrociatori Fiume, Pola e Zara, e più due cacciatorpedinieri, il Carducci e l'Alfieri, per complessivamente 2.300 morti in mare. Allora, questa situazione chiaramente, se, come abbiamo visto all'inizio, quali erano gli schieramenti di forza, pendeva a questo punto, siamo nel 1941, nel marzo del 1941, pendeva tutto a favore delle forze navali inglesi. E allora c'era la necessità di andare ad arrivare lì dove non arrivavano le nostre navi di superficie. La nostra marina era una marina cieca, di notte cieca, non aveva radar, non aveva sistemi di combattimento. Il combattimento della marina era diurno, prevalentemente diurno. Alla discesa della notte, della sera, era meglio stare nelle retroguardie, perché c'era proprio il timore di poter essere colpiti. E allora si era già istituita, a metà degli anni 30, quella che era la prima MAS, cioè, e che deriva poi da incursori ancora della prima guerra mondiale, la prima MAS, che poi diventerà decima nell'aprile, marzo-aprile del 1941, incardinata, ripeto, nella Regia Marina Italiana, quindi era un reparto d'assalto di incursori, i diretti discendenti oggi sono il COMSUBIM, Comando Subacqueo Incursori di La Spezia. E i sommozzatori quindi della decima MAS erano combattenti che si spingevano sotto le carene delle navi nemiche a portare l'offesa contro le navi avversarie, e questo qua è un disegno dell'epoca che rappresento. Precursori: Pola, ottobre 1931, scusate, 18, 31 ottobre 1918. Questi due signori sono il vedete Raffaele Rossetti, un genovese nato nell'81, e poi un medico, Raffaele Paolucci, Roma 1892, misero a punto uno strumento che ricorda il precursore di ciò che è stato usato da Alessandria d'Egitto, che invece è l'elemento di cui parleremo oggi, il maiale. Loro avevano attaccato la Viribus Unitis, corazzata austriaca, nel munitissimo porto di Pola, utilizzando la mignatta. Vedete, la mignatta era una specie di siluro, costituito un siluro, il corpo centrale aveva una bombola di aria compressa che fungeva da apparato propulsivo per l'elica posteriore, e la testata invece erano due testate esplosive da 175 kg l'una, che erano magnetiche, quindi dovevano essere indotte magneticamente prima dell'attacco, perché poi la magnetizzazione permetteva l'attacco sotto la carena della nave da attaccare.
Ora, questo sistema, guardate un po' come erano vestiti questi due, visto che passiamo in un argomento di subacquea, vediamo come erano vestiti questi due incursori. Avevano un maglione di lana, soprattutto avevano molta creme protettive dal freddo, canfora, erano molto canforati. Indossavano dei maglioni pesanti di lana, figurarsi lana, e sopra una tela cerata, non gomma, tela cerata. E guardate il cappuccio, fa sorridere, perché doveva sembrare a chi li avesse visti delle bottiglie di vino che galleggiavano nell'acqua. Quindi avevano questa strana forma a cappuccio che doveva sembrare ingannare gli eventuali sentinelle che stavano... Ecco, con questo sistema così arcaico riuscirono ad affondare la corazzata Viribus Unitis nel golfo di Pola, nella baia di Pola. Questa invece è l'evoluzione di della mignatta che vi ho descritto, ed è il siluro lenta corsa cosiddetto maiale. Questo lo trovate a Roma, nell'altare della patria. E a costruirlo e a pensarlo a metà degli anni 30 sono questi tre personaggi che sono fotografati. Il maggiore del genio navale Teseo Tesei e poi il comandante Angelo Belloni, che si occupa strettamente della parte della subacquea tipo muta, tipo sistema respiratorio. Subacqueo, e poi Elios Toschi, anche lui ingegnere che collabora con Teseo Tesei sulla costruzione di questo siluro a lenta corsa, che è così costituito, vedete, ha una testata esplosiva con uno spolettamento a tempo, una testata da circa 250 kg di tritolo, aveva una cassa principale di immersione, le batterie, ecco, questo qua non era spinto d'aria compressa come era la mignatta, questa era spinta proprio da batterie, un motore elettrico che muoveva ovviamente l'elica. Anteriormente c'era l'ufficiale e posteriormente il palombaro che pilotavano questo tipo di mezzo. Questi incursori si allenavano a Bocca di Serchio. A Bocca di Serchio è una bellissima area toscana, vicino a Torre del Lago Puccini, al lago di Massaciucoli, e questa è una casetta che purtroppo si chiama Salviati, proprietà Salviati, che ai noi è stata abbandonata nel tempo, adesso è quasi un rudere, ma che ha ospitato gli allenamenti di questi ragazzi, che quindi avevano a disposizione un tratto sia di fiume, di acqua salmastra, sia una parte per poi entrare nell'acqua di mare e quindi fare i loro allenamenti subacquei. Eccoli qua, vado via veloce sul sistema. Ecco, voglio farvi vedere questo sistema di respiratori, perché è su questo cambia la situazione. Insomma, era qualcosa di molto artigianale. Pensando a ciò che abbiamo a disposizione oggi, questo è veramente artigianale, pensato in una maniera clamorosa. Si trattava di una bombola d'ossigeno, vedete sotto, ma ve lo spiego meglio perché ho fatto una ecco qua, sono ancora in allenamento, vedete ancora questo sistema di respirazione eccolo qua, questo qua è lo schema. Allora, innanzitutto fu messo appunto dal maggiore Belloni, che è quello che abbiamo già visto prima nella fotografia. Si trattava di una bombola d'ossigeno, sotto la vedete, che immetteva direttamente l'aria nella sacca. L'aria veniva respirata attraverso un boccaglio dall'operatore, che ovviamente, come sistema dell'ossigeno, uno respirava ossigeno e emetteva anidride carbonica. E l'anidride carbonica, come sapete, è tossica, estremamente tossica, quindi andava rimossa in un sistema a circuito chiuso, perché questo sistema non doveva emettere bolle, quindi non doveva emettere qualcosa di visibile in superficie. E quindi uno respirava l'ossigeno, emetteva l'anidride carbonica, e c'era una capsula, una capsula di NaOH, idrossido di sodio, cioè soda caustica. La soda caustica ha la proprietà chimica di legarsi all'anidride carbonica e quindi resisteva solamente l'ossigeno e solo l'aria. Ecco. Quali erano i punti deboli di questo sistema? Uno, naturalmente la disponibilità della cartuccia ad assorbire la CO2, l'anidride carbonica. Dopo 5 ore questo saltava, quindi entro 5 ore la missione doveva essere compiuta perché non c'era più a disposizione l'ossigeno. E poi la profondità.
perché oltre i 15 metri di profondità, voi sapete che per ogni centimetro quadrato di superficie, ogni 10 metri aumenta la pressione di un'atmosfera, si vanno a modificare, vanno a modificarsi le concentrazioni di ossigeno e di anidride carbonica. Quindi il rischio di andare in coma ipercapnico, cioè da eccesso di anidride carbonica, oltre i 15 metri era altissimo. Ecco perché chiaramente ci sono stati anche dei malori durante le azioni subacquee di questi incursori. Eccoli qua. Decalogo, questo qua erano delle regole che si erano dati tutti quanti. Quindi ci doveva essere innanzitutto un'estrema segretezza che doveva accomunare tutti. Cioè tutti sapevano cosa faceva l'altro, ma non, la cosa non doveva circolare, ma neanche fra i familiari. Ci sarà un episodio molto curioso, che lo metto dopo, riguardo a Spartacus Kergat, ma lo vedremo dopo. Quindi cercare di essere zitti, modesti, seri, non sollecitare ricompense, vedete, essere disciplinati, non aver fretta di operare, non raccontare a tutti che non vedi l'ora di andare in missione. E devi avere sempre il coraggio dei forti, non quello dei disperati. Vita preziosa, ma l'obiettivo è oltre la vita. E non dare informazioni al nemico qualora catturati. Se sarai prigioniero, sei sempre fiero di essere italiano, sempre essere dignitoso e naturalmente essere una guida per il futuro. La decima massa aveva bisogno dei sistemi di avvicinamento ai porti, quindi serviva non solo gli uomini e i mezzi per andare sott'acqua, serviva anche un sistema per accompagnarli quanto più vicino possibile alle basi, e questo sistema era quello dei sommergibili. Allora fu individuato come miglior tipo classe di sommergibile all'uso i sommergibili della classe ADUA. Ecco, sono una classe, quindi fanno parte, sono tutti uguali, cambiano i nomi ma il sommergibile è lo stesso. Avevano un dislocamento in immersione, vedete, di 700 tonnellate, ovviamente in immersione di più perché dovevano andare sott'acqua e imbarcare acqua, una lunghezza di 60 metri, una larghezza di 6,5 metri, avevano una profondità operativa di circa 80, e vedete, poi erano equipaggiati con 4 ufficiali, 40 sottufficiali e comuni, ed erano armati abitualmente con il cannone, perché qui anche la differenza fra sommergibile e sottomarino: il sommergibile è un'unità che può andare sott'acqua, il sottomarino invece è tendenzialmente uno che va sott'acqua e combatte sott'acqua, invece qua c'era anche la possibilità di combattere con il cannone. E questi sommergibili di classe ADUA erano stati costruiti in Italia da diversi cantieri, vedete Monfalcone proprio qua vicino ha approntato il Dagabur, il De Cielo, il Warshek e il Webi Shebeli, mentre i cantieri del Muggiano di La Spezia avevano prodotto il Macallè, il Gondar, il Negelli, Ashanghi, lo Shire, che ho sottolineato e alzato il carattere, il Durbo, il Tembien, la Folè, Beilul, tutti i nomi, vedete, dell'Africa orientale italiana. Il cantiere di Taranto, l'Adua, l'Axum, l'Ardam e la Lagi. Questi erano i sommergibili. E questo è il protagonista di quello che noi parliamo, di tutti, ce ne sono stati altri, ma questo è assolutamente il protagonista delle azioni, il sommergibile Shire. Vediamo se... Eccoci. Questo è lo Shire prima della sua trasformazione per essere adattato al trasporto dei mezzi d'assalto. Questa è una visione frontale, vedete che ha la sua rete taglia reti in prora. Questa è la visione poppiera. E qua invece come tecnicamente lo hanno adattato per il trasporto dei siluri a lenta corsa, i cosiddetti maiali. Cioè vengono posizionati di poppa e di prora dei cassoni che potevano contenere il siluro a lenta corsa, modificando quindi l'assetto del sommergibile. E questo è lo Shire trasformato, quindi con il cassone di prora e due cassoni poppieri. Vedete? Questa è la visione di prora, 4 tubi lanciasiluri anteriori, poi il cassone per un maiale e 2 cassoni posteriori per altri 2. Ecco, questa è la visione poppiera, 2 cassoni posteriori. Qui si vede meglio il maiale che viene introdotto all'interno del cassone di prora, che viene adattato su delle selle, ancorato su delle selle. Questa è la visione ancora anteriore. Il nome del sommergibile è una caratteristica della falsa torre.
i tubi, i cassoni posteriori. Questa è alla Spezia, ancora delle immagini di questo sistema. Questa invece è una fotografia scattata all'Arsenale Militare Marittimo di Venezia, dove è disponibile, è possibile vedere uno di questi cassoni trasportatori del maiale. Qui ancora in allenamento. Allora, come si varcavano le reti? Speriamo non sia successo nulla, non so cosa è successo, non è esploso un maiale. Boh, comunque, non so. Noi andiamo avanti imperterriti. Allora, c'erano diversi modi di poter superare le ostruzioni dei porti, perché i porti erano tutti solidamente e efficacemente protetti. C'erano delle reti d'acciaio che scendevano dal livello del mare fino in profondità ed ancorati sul fondo. Pertanto chi volesse forzare doveva rompere. Allora, per rompere c'erano due modi: o questo, cioè si tirava su come una saracinesca con un sistema di recupero la rete, oppure, questa l'ho presa solo perché è bella, ma non è reale, perché qua c'è questo sistema di bolle, vedete, che invece non esiste, non c'era. Però mi piaceva l'idea per farvi vedere come questi arrivavano sul fondo del mare. E qua parliamo dell'impresa di Alessandria, entra proprio nell'argomento. Allora, si trattava di riequilibrare quella sproporzione di forze che la guerra fino a quel momento aveva determinato. Quindi eravamo pesantemente in svantaggio sul cos'è? Sì, sono troppo vicino. Allora, si trattava di riequilibrare questo deficit. Allora, questi sono i sei uomini che quella sera sono stati chiamati ad agire. Da sinistra il tenente di vascello Luigi Durand de la Penne, con il suo secondo palombaro Emilio Bianchi. Poi c'è Vincenzo Martellotta e Marino, il secondo siluro. E poi sul terzo Antonio Marcelli, ufficiale. E Spartaco Schergat, palombaro. Perdonate, oggi stasera siamo un po' di parte, parleremo principalmente di Schergat e Marcelli, i due estriani che hanno caratterizzato questa azione, senza voler togliere nulla agli altri, ovviamente. Questo invece è il comandante Borghese, che era il comandante del sommergibile Chiré, e a fianco Luigi Durand de la Penne, che comunque fra i sei incursori in mare era quello che aveva il comando dell'intera operazione. Questo è il sommergibile Chiré che il 3 dicembre del 1941 parte alla volta dell'isola di Leros, nel dodecaneso italiano, perché l'isola di Leros, che quella volta era italiana, aveva una baia che permetteva innanzitutto di nascondere le unità. Secondariamente era molto vicino ad Alessandria d'Egitto, quindi si poteva fare un breve tratto di mare per raggiungere Alessandria. Quindi era il punto ideale, Leros, per poter lanciare l'attacco. Il sommergibile Chiré, vedete, parte il 3 dicembre dalla Spezia, arriva a Leros sei giorni dopo, il 9 dicembre del 1941, facendo questo percorso. Il comandante Borghese volle che i sei incursori non si sorbissero sei giorni di navigazione subacquea per poter arrivare stanchi lì, dovevano essere freschi. Per questa ragione gli fece portare con quell'aereo e un Kant Z506. Kant, anche qua ci richiamiamo alle nostre parti. Kant è l'acronimo di Cantieri Aeronavali Triestini, sede Monfalcone, e quindi produceva, c'era una grande produzione di questa tipologia di aerei. Proprio con questo idrovolante decollato dall'Italia, i sei operatori raggiunsero Leros, dove si imbarcarono sullo Chiré. Questo, vedete, è l'isola di Leros, chiamiamola capitale dell'isola, era Porto Lago, oggi in greco si chiama Lakki, Lakki, è una cittadina che ha delle caratteristiche fisionomiche proprio tipicamente italiane, e lì si andò lo Chiré ad accogliere i suoi sei incursori. Così era prevista l'azione. Sul siluro lenta corsa 221 dovevano starci davanti l'ufficiale Luigi Durand de la Penne e sul sedile posteriore l'incursore Emilio Bianchi, che in quel periodo aspettava un figlio.
quindi aveva, era drammaticamente anche, pensava a sua moglie che doveva partorire e non aveva notizie. E sul Siduro a lenta corsa 222 c'erano Mario Marino e Vincenzo Martellotta, e sul Siduro a lenta corsa 223 a sinistra Antonio Marceglia di Pirano e a destra Spartaco Schergat di Capodistria. Questo Antonio Marceglia lo ricordiamo, è nato proprio a Pirano il 28 luglio del 15, lo ricordiamo come allievo dell'Accademia Navale di Livorno, e poi bravissimo negli studi, brillante ufficiale di Marina. A domanda nell'ottobre del 40 entrò nei mezzi d'assalto. Spartaco Schergat nacque invece a Capodistria il 12 luglio del 20, anche lui volontario nella Regia Marina dal marzo del 40, assegnato alla categoria Palombari, e al termine, vedete, del corso sostenuto al CREM di San Bartolomeo delle Spezie, è brevettato Palombaro ed entra nel reparto della decima massa. E questo, gli dicevo, stai zitto, non raccontare niente, neanche ai familiari. Allora un giorno dettero a Spartaco Schergat una licenza e tornò a Capodistria insieme a molti colleghi che erano imbarcati sulle navi. E lui aveva la fidanzata a Capodistria che si chiamava Elda. E allora tutti tornavano con scritto incrociatore sulle berrette, incrociatore di qua, nave di là, corazzata di qua, eccetera, eccetera, di là. E lui tornava scritto sul berretto Regia Marina, a specifico Regia Marina. E allora la fidanzata Elda, che aveva conosciuto fin dai banchi delle scuole, disse: ma se puoi sapere cosa che te fa ti Marina, tutti quanti che ha scritto cosa che fa e ti cosa te fa. E lui, in maniera bonaria, sapendo di non dover rivelare nulla di ciò che realmente faceva, dice: ma cosa, non te sa cosa che fatto? Cosa facevo a Capodistria? Non grattavo carene. E così continua a grattare carene. Questo era il messaggio che lui dava alla fidanzata che poi diventerà sua moglie. Questa è una ricognizione aerea della base di Alessandria d'Egitto per vedere come erano le navi inglesi disposte nella baia. E l'azione 18 dicembre 41 in realtà sarebbe dovuta iniziare il giorno prima, il 17 dicembre 41, ma c'era brutto mare e soprattutto l'aviazione, la ricognizione italiana non aveva visto nel porto di Alessandria le navi giuste, mancavano le corazzate. E allora fu ritardata l'azione di 24 ore per essere sicuri che all'interno della baia di Alessandria ci fossero le navi da colpire, cioè due corazzate da 35.000 tonnellate inglesi, che erano la Valiant e la Queen Elizabeth, e poi un'altra serie, cercavano anche una porta aerea, che alla fine non ci sarà. E questo, vedete, il Siduro 223, questi qua sono Spartaco Schergat e Antonio Marceglia, gli altri due sono Durand de la Penne e Martellotta Marino. L'azione comincia con questo colloquio, questo è descritto, proprio descritto nei rapporti. Luigi Durand de la Penne si gira verso il suo secondo, erano in affioramento, quindi con la testa fuori, solo con la testa fuori dall'acqua. Come va Bianchi? Rivolgendosi al suo lui fa: bene comandante, fa: hai paura? E lui risponde: sì comandante, ho paura. Bene, fa, anch'io ho paura, andiamo. Quindi così comincia l'azione di Alessandria d'Egitto. Sono le 21.30, vedete, del 18 dicembre del 41. E questa è una delle piante che rappresentano l'azione. Vedete in fondo a sinistra il sommergibile Shire che si avvicina al sistema di mine, c'era un campo minato. Tutto il porto di Alessandria d'Egitto era così circondato da dei campi minati. E poi soprattutto ovviamente il mare andava dalla profondità, saliva verso la superficie, quindi la profondità del fondale era sempre minore, quindi il sommergibile, uno, doveva evitare i campi minati, due, doveva stare molto attento a non incastrarsi sul fondo del mare. E così fu deciso che avrebbero lasciato gli operatori in una posizione del porto, davanti al porto di Alessandria, un po' defilati, perché una volta superati i campi minati, gli operatori avrebbero dovuto
percorrere tutta quella linea che voi vedete dritta, retta. Vediamo un attimino se andiamo avanti. Anche questa è così molto colorita come immagine, meno le bolle non mi piacciono, ma pazienza, facciamo finta di che non ci siano. E gli operatori che si avvicinano alle navi. Ecco quella, la rotta dei tre equipaggi è questa, vedete, ve la indico, questa qui. Giunti a questo punto si trattava di operare per rompere le difese, le reti. C'erano tre sistemi di reti d'acciaio che andavano dalla superficie al fondo del mare. Però la fortuna a questo punto venne, la fortuna che aiuta notoriamente gli audaci, quella sera la dea bendata ha dato una mano ai nostri. Improvvisamente questi tre sistemi di reti si aprirono perché dovevano entrare due navi inglesi. E allora i nostri, approfittando della situazione, si misero, credo che in marina si dica, in linea di fila, sott'acqua, dietro le eliche delle cacciatorpediniere che stavano entrando, e come un cavallo di Troia, tutti e tre entrarono senza far fatica all'interno della baia di Alessandria. Grandissimo colpo di fortuna, che era la prima volta che accadeva, e non si era mai verificato prima. Ecco quindi che quali erano gli obiettivi. Allora, durante la PEN con Bianchi sulla corazzata Valiant, poi il gruppo di di Marcelli e Schergat sulla Queen Elizabeth, e poi Martellotta e Marino avrebbero dovuto cercare una portaerei che non trovarono, e allora decisero di attaccare una petroliera che riforniva due cacciatorpedinieri vicini, uno dei quali era il Jervis, uno più distante era l'Ajax. Tutti e due questi cacciatorpedinieri erano stati, diciamo così, coloro i quali hanno affondato l'incrociatore Pola a Matapan, giusto per ricordare la sonanza. E quindi questa era la distribuzione degli obiettivi d'attacco. Vabbè, questa è ancora una. Allora, la Valiant, attaccata da Della Penna e da Emilio Bianchi, era una classe Queen Elizabeth, aveva 30.000 tonnellate ed era questa, notevole forza navale. Questa invece fu la nave attaccata da Schergat e da Antonio Marcelli, la corazzata Queen Elizabeth, più grande della Valiant, vedete che ha quasi 34.000 tonnellate. E questo è il Jervis, il cacciatorpediniere che si stava rifornendo dalla petroliera Sagona quella notte, che fu attaccata, la petroliera, non il Jervis fu distrutto per contiguità, da Martellotta e Marino. Primo gruppo della Penn Bianchi, si spegne il motore, il motore elettrico si spegne, il maiale arriva sul fondo a poca distanza dalla carena, ma comunque non sotto. Si sente male Emilio Bianchi, probabilmente hanno sfondato i 15 metri, probabilmente lui era in ipercapnia e avvelenato dall'alta dose di CO2 salì bruscamente in superficie. A quel punto Della Penna si trovò da solo, nel buio più assoluto, perché essendo morto il motore elettrico non aveva più neanche batteria, trascinò a forza, a mani nude e camminando sul fondo, la testata esplosiva del maiale fino, diciamo, a una parte di carena che lui reputava essere la sala macchine, perché sentiva i rumori della sala macchine, e là risalì anche lui perché si stava asfissiando. La manovra perfetta, e per questo saranno sempre ricordati nel tempo, è proprio quella di Schergat e Marcella, cioè loro arrivano esattamente sotto la nave. Schergat è brillante nel posizionare alle alette antirollio della nave il cavo d'acciaio per sganciare la testata esplosiva, ricordiamo 250 kg di tritolo, esattamente sotto la carena. La distanza doveva essere 1,5 metri per poter produrre il massimo danno, 1,5 metri sotto la carena. Azione perfetta. Loro due riuscirono non solo
a posizionare la carica esplosiva, ma anche tranquillamente a raggiungere il terra. E se non fosse stato per una banale inconveniente dei nostri sistemi di quella volta servizi segreti che fornirono ai due nostri operatori delle sterline non in corso in Egitto, non sarebbero mai stati probabilmente catturati, sarebbero addirittura riusciti a rientrare in Italia, ma sfortunatamente incapparono in questo problema. Vedete qui l'azione di posizionamento. E questo fu l'effetto, questa è una fotografia della ricognizione aerea, della devastazione che colpì le due corazzate, la 1 la Valiant, la 2 la Queen Elizabeth, che vedete le cariche sono scoppiate, le due navi si sono appoggiate sul fondo, il fondale era poco più di 15 metri, e vedete i ponti sono completamente sommersi dall'acqua. Queste due navi ci vollero quasi 2 anni per essere rimesse in servizio, quindi l'Inghilterra perse con questa azione 2 unità da battaglia. E questo è lo squarcio prodotto dal siluro di Della Penne. E molto più grande fu lo squarcio di ottenuto da Marsiglia perché chiaramente la posizione della carica era proprio ideale. E si arrabbiò molto Churchill. Quando seppe di questa cosa andò su tutte le furie e chiamò proprio il suo Parlamento e disse: se italiani, vedete, equipaggiati con materiali di costo irrisorio hanno fatto vacillare l'equilibrio militare del Mediterraneo a vantaggio dell'asse, perché con questa azione venne recuperato tutto ciò che inizialmente era stato perso durante i primi mesi della guerra. E questa è la lapide che ricorda la tomba di Antonio Marsiglia, medaglia d'oro al valor militare, che riposa al Lido di Venezia, perché lui era ingegnere navale, poi continuò la sua attività da civile a Venezia. E questa invece è la tomba che l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia anche ha provveduto a posizionare al cimitero di ex militare, vicino al cimitero di Sant'Anna a Trieste, di Spartaco Skergat, che ho avuto modo di conoscere personalmente, casualmente, quando ero iscritto al primo anno di medicina. Lui era bidello all'unità di chimica e io casualmente lo incontrai in quell'occasione. Questo è anche un ricordo dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia qui nella nostra capitaneria, che ricorda l'azione. E questi sono loro due, poi dopo guerra, Antonio Marsiglia e Spartaco Skergat, che si sono ritrovati dopo anni dall'impresa. E con questo vi ringrazio e vi saluto. Grazie Ugo Gerini. Vieni Ugo. Grazie a Ugo Gerini, perché abbiamo parlato della decima, che è un argomento molto gettonato in questo periodo, l'abbiamo fatto con un certo equilibrio e soprattutto con un respiro storico obiettivo, no? Ma lo faremo ancora più tardi. Ma dicevi bene, ma forse di Skergat se ne è parlato poco ultimamente, no? Cioè, negli ultimi anni. Sì. Possiamo dire, Ugo, è un eroe dimenticato? Sì, ma no, ma più che dimenticato, credo che nessuno sappia nemmeno dell'esistenza. Cioè, ci sono purtroppo queste cose, proprio per questa cosa che dicevi, no? Decima Mass, e qualche volta si fanno passare queste persone che hanno combattuto per l'Italia, perché di questo hanno fatto. Certo. Erano militari italiani, e quindi se io sono un militare italiano combatto per la mia nazione. E quindi questa cosa qua non deve essere strumentalizzata, usata politicamente, essere strumentalizzata. E semplicemente parliamo di due italiani che hanno fatto la guerra in quel periodo, che erano schierati ovviamente per l'Italia, che quindi io credo che giustamente vanno ricordati per questo, insomma. La medaglia d'oro e il valor militare che hanno ottenuto è sotto questo profilo. È vero, è vero. Ugo, ti faccio un'altra domanda. Sei molto impegnato nell'ambito della ricerca storica, anche adesso, no? Oltre giornalistica. Sì, ci sono altri capitoli non così roboanti o personaggi da riscoprire? Ci sono moltissimi, moltissimi, cioè, personaggi roboanti, oserei dire. Ecco, prima Livio Selvi ha parlato del Conte Rosso, anzi qualcun altro ne ha parlato, sì, però il Conte Rosso so che è oggetto di ricerca di Guido Gai, e quindi spero che, così come ha trovato la corazzata Roma,
possa essere trovato anche il relitto del Conte Rosso davanti a Messina, da quelle, Siracusa, da quelle parti là. E sta su un fondale di 2200 erotti metri, quindi è una cosa su cui forse speriamo in futuro di poter avere anche le immagini di questa nave. E Mare Nord-Est è un filo alla vetrina, naturalmente, vero? Prego, c'è l'omaggio da parte di Roberto Bolelli, Mare Nord-Est. Gli amici del Consul. Allora, ci sono due cose che volevo e che mi premevano diciamo, di fare. La prima era ovviamente ringraziare Ugo Gerin e soprattutto il Lions, di cui so essere attualmente il presidente, neopresidente, incoming, esatto, si dice così. E poi dopo volevo anche, e questa è una cosa che, di cui si era già parlato direttamente, che mi farebbe piacere che la dicesse Luigi Miani, che è il referente regionale dell'ANEM, di cui io mi onoro di far parte, grazie a Luigi direttamente, ma ci sarà una cosa che i ragazzi hanno portato appunto da consegnare a Ugo Gerin e vorrei che lo dicesse appunto Luigi direttamente di che cosa si tratta. Certo. Allora, questa è il foglio matricolare di Skergat, recuperato dalla Capitaneria di Porto da un nostro maresciallo, consegnato a Iuri, e noi la consegniamo alla dottoressa Somma, che la consegnerà, signor Geri, che tra parentesi, ecco, quindi per me è un onore consegnare questo ricordo. Grazie veramente. Grazie Ugo Gerini, grazie Roberto Bolelli, che si continua, restate con noi, come dico, grazie ancora veramente. Qualche minuto e si prosegue con gli incontri, sempre a carattere storico e evocativo, fra poco, grazie.